Ciao amici, delle dighe spezzate, delle catastrofi ambientali, delle regioni evacuate o inghiottite, aggrappati dove potrai, ecco 10 guasti di dighe filmati dalla telecamera. Avvenuta il 25 gennaio 2019, la rottura della diga di Brumadinho in Brasile è una grande tragedia, e siccome questa costruzione funge da area di ritenzione per le sostanze tossiche provenienti dall'estrazione mineraria, il suo crollo ha inghiottito il sito minerario in un torrente di fango e detriti. Secondo le indagini svolte, la responsabilità congiunta dei dirigenti della compagnia mineraria Vale, che sfruttava la diga, era evidente. I rapporti indicavano la leggerezza dei dirigenti dell'azienda per la questione ambientale e per la sicurezza. Il direttore esecutivo della regione, il geologo della miniera, così come l'ingegnere ambientale, erano puntati col dito. La catastrofe di Brumadinho non sarebbe mai accaduta se si fossero imparate le lezioni dei drammi precedenti. Infatti, un incidente analogo era accaduto a Minas Gerais nel 2015. A causa dell'incuria dei responsabili della società Samarco, la diga di Mariana era crollata, liberando un flusso di fango tossico che ha inghiottito il villaggio di Bento Rodrigues. Tra l'altro, bisogna tenere presente che gli incidenti di diga sono rari. Infatti, dal Novecento, soltanto l'1% delle dighe esistenti si sono rotte in tutto il mondo. Le cause di queste catastrofi sono o umane, nel caso delle negligenze tecniche o delle cattive manutenzioni, o naturali, nel caso delle erosioni, dei terremoti e delle intemperie. Tuttavia, le dighe sono complessivamente molto resistenti, al pari delle dighe cilene che hanno retto bene nonostante numerosi terremoti. La rottura delle dighe ha sempre come conseguenza una fuoriuscita potente fuori controllo delle acque e del fango contenuto nei serbatoi. Ciò porta all'inondazione improvvisa delle abitazioni che si trovano a valle di queste dighe. Situata a nord-ovest della Colombia, sul fiume Cauca, la diga di Itroitango ha immerso gli abitanti della regione vicina in una grande angoscia nel 2018, quando la minaccia del suo crollo era al suo apice. La costruzione di questa immensa opera idroelettrica era iniziata nel 2011 e doveva essere operativa nel 2018, senza una serie di eventi preoccupanti che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita di 100.000 persone. Infatti, nell'aprile 2018, degli esperti internazionali hanno suonato un campanello d'allarme, osservando che i materiali usati per la costruzione della diga non rispondessero alle norme internazionali in vigore e che la costruzione fosse sul punto di crollare. Inoltre, le piogge avevano causato 3 frane nella montagna, il che ha avuto come effetto di bloccare il tunnel che serviva a deviare l'acqua del fiume durante la costruzione. Ma la potenza dell'acqua aveva aperto un altro tunnel, causando un aumento del livello del fiume e una seria minaccia per la comunità intorno. Infatti, il livello del fiume era quasi triplicato e il torrente era così potente che numerosi ponti erano crollati. I pompieri, la polizia, la Croce Rossa e persino l'esercito erano stati mobilizzati. Nel maggio 2020, delle piogge torrenziali avevano provocato il doppio crollo delle dighe di Edenville e di Sanford, portando a un'evacuazione massiccia della popolazione e a un serio rischio di inquinamento a causa della vicinanza di uno stabilimento chimico. La rottura della prima diga aveva spinto le acque di piena nel lago Sanford, in cui si trovava un'altra diga, che ha finito per cedere sotto la pressione dei flussi prima di essere completamente sommersa. Nel complesso, 11.000 persone avevano dovuto essere evacuate, sotto la minaccia di una situazione ancora più disastrosa. Tutto ciò in piena pandemia di coronavirus. L'altro elemento preoccupante era la vicinanza della grande fabbrica industriale Dow Chemical, una multinazionale stabilita lungo il fiume e in cui si trova un piccolo reattore nucleare. Le acque avevano invaso le aree di ritenzione che servivano a contenere la salamoia, la quale è un prodotto tossico per gli animali e la vegetazione. Per fortuna nessun incidente importante è stato segnalato da allora e possiamo concludere che la gestione di questa situazione critica è stata efficace. Andiamo in Texas ora, in cui nel 2019 è avvenuto un incidente di diga sul lago Dunlap. Sulle immagini pubblicate dalla polizia, vediamo che una parte della struttura è stata sollevata e poi rovesciata dalla spinta delle acque, dando libero sfogo ai flussi. In qualche ora questo guasto del serbatoio ha da una parte fatto abbassare il livello del lago di circa 2 metri e dall'altra ha aumentato il flusso della Guadalupe River, che ha raggiunto circa 300 metri cubi al secondo. In definitiva, il lago Dunlap è stato quasi completamente prosciugato, rivelando delle strutture di ponti. Benché questo incidente non abbia richiesto un'evacuazione, le autorità hanno comunque messo in guardia la popolazione limitrofa, sconsigliandone di avvicinarsi troppo. Questa diga era antica di circa un secolo al momento del suo cedimento e le relazioni dettagliate apparse da allora indicano che questa disfunzione sia dovuta all'obsolescenza dell'acciaio di costruzione. Nel 2018 la diga di Atapeu, situata nel Laos, non lontano dal confine col Vietnam e della Cambogia, era crollata mentre la sua costruzione non era ancora completata. Infatti, il 23 luglio 2018, questa diga, che era al centro di un importante progetto idraulico finanziato dallo Stato del Laos, una società thailandese così come da 2 società sudcoreane, è stata seriamente danneggiata dalle forti precipitazioni prima di cedere. Purtroppo i danni furono notevoli, visto che lo shock ha sprigionato 5 miliardi di metri cubi d'acqua, che hanno velocemente inghiottito 7 villaggi, uccidendo
uccidendo centinaia di persone. Eppure le associazioni ambientalistiche avevano espresso le loro preoccupazioni riguardo i nuovi programmi di energia idraulica nelle quali si impegnava il Laos. Infatti il fiume Mekong, che nutre sostanzialmente la popolazione grazie alla sua ricchezza di pesci, avrebbe patito delle centrali idroelettriche e delle sue conseguenze inquinanti. E proprio ciò che è successo: in due giorni 7 villaggi sono stati inghiottiti sotto un mare di fango rossastro. Dopo questa catastrofe, la società thailandese a carico del progetto aveva dichiarato che la diga avesse ceduto a causa delle tempeste di pioggia continue. A nord della Birmania, nel luglio 2020, delle forti precipitazioni hanno causato un'enorme frana su un sito minerario di Giada, causando più di 162 morti. Questa catastrofe è una delle peggiori che abbia avuto il paese e avrebbe potuto essere ancora più assassina. Infatti, le autorità avevano sconsigliato ai lavoratori di recarsi in quel luogo altamente pericoloso a causa delle piogge torrenziali. Gli acquazzoni hanno fatto cadere cumuli di pietra in un lago e lo shock è stato così potente che un'ondata di fango, formatasi subito, aveva sommerso una valle vicina al confine cinese. Successivamente un'importante operazione di soccorso è stata predisposta, ma le condizioni hanno reso il salvataggio difficile. Alcuni usavano uno pneumatico come zattera per cercare delle vittime bloccate. Purtroppo questo incidente sul sito d'estrazione mineraria non è isolato. Infatti ogni anno dei lavoratori muoiono durante la loro ricerca di giada, di cui la Birmania è la prima produttrice al mondo. Molto lucrativa, ma regolamentata molto male, l'estrazione mineraria in Birmania conta un gran numero di operai non dichiarati, il che è tanto più preoccupante visto che le condizioni di lavoro sono molto pericolose. In Uzbekistan, il crollo della diga di Sardoba è stato un vero disastro. Migliaia di ettari di campi coltivati sono stati distrutti e oltre 100.000 persone hanno dovuto essere evacuate urgentemente. I fatti risalgono a maggio 2020. I temporali violenti che si sono scatenati nella regione, così come guasti nella costruzione della diga, sono all'origine di questo dramma che ha colpito sia l'Uzbekistan che il Kazakistan. La diga, composta da terra, non ha potuto resistere alla pressione delle acque rese molto agitate dalle piogge. Di conseguenza, un'enorme quantità di acqua si è riversata brutalmente sui villaggi vicini alla diga. 70.000 persone in Uzbekistan sono state evacuate e 30.000 in Kazakistan. Tuttavia, ci sono state pochissime vittime, per fortuna. Se questo dramma è innanzitutto climatico, le autorità dell'Uzbekistan evocano un fallimento tecnico, perché questa diga, operativa dal 2017, non sembrava rispettare gli standard di sicurezza. Il 14 dicembre 1963 a sud di Los Angeles, la diga di Baldwin Hills si è spezzata a causa di un difetto, sprigionando più di 950.000 metri cubi d'acqua. I quartieri residenziali, che si trovavano vicino, sono stati completamente inondati. Nel giro di tre ore questa diga ha presentato dei segni di fratture sulla sua parte est, seguiti da fuoriuscite importanti, prima di cedere completamente, con la conseguenza di 5 morti e 277 case distrutte. La diga di Baldwin Hills è stata costruita su una collina durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, direttamente su una faglia sismica attiva. Bisogna sapere che, secondo i sismologi, una faglia viene considerata attiva quando presenta prove di movimento nelle ultime 10 migliaia di anni. Tuttavia, gli strati sottostanti alla diga di Baldwin Hills erano instabili e gli ingegneri, così come i geologi, non avevano valutato pienamente il pericolo al momento della sua costruzione. Nonostante il fallimento di questo progetto idraulico, le decisioni prese in fretta dagli ingegneri e dal personale d'evacuazione sono a loro credito, perché la rottura di questa diga poteva portare migliaia di morti. La manutenzione frequente della costruzione ha consentito di rivelare molto presto le carenze e la gestione del pericolo è stata efficiente. Attualmente questa diga abbandonata è ormai un'area di intrattenimento amministrata dal Dipartimento dei Parchi e delle Attività Ricreative della Contea di Los Angeles. Ogni anno il Sudan è colpito da forti precipitazioni in giugno e luglio, contro le quali il governo mette in guardia la popolazione. Purtroppo il 2020 non ha fatto eccezione e questa volta i danni sono stati più importanti rispetto agli anni precedenti. Infatti una diga nello stato del Nilo Azzurro è brutalmente crollata, distruggendo centinaia di case. Più esattamente, un flusso potente di 5 milioni di metri cubi d'acqua si è riversato su numerosi quartieri. 600 case sono state distrutte, ma per fortuna gli abitanti sono riusciti a fuggire in tempo dal pericolo. La crisi della diga di Oroville in California del Nord è tanto più preoccupante che si tratta della diga più alta negli Stati Uniti. Misura più di 235 metri di altezza ed era persino quella più alta del mondo nel periodo della sua costruzione, che ha richiesto un fondo di mezzo miliardo di dollari. La diga di Oroville, alimentata dal fiume Feather, di cui regola il flusso, è stata progettata per resistere ai terremoti e prevenire le piene. Purtroppo nel 2017 delle tempeste che hanno imperversato nella regione avevano danneggiato la struttura dello scarico e reso più difficile l'evacuazione delle acque. Il
che ha portato a minacce di inondazione, tanto più gravi che più di 180.000 persone vivevano lungo il fiume. Peraltro, le autorità californiane non avevano esitato ad evacuare la popolazione della zona a rischio, osservando i danni subiti dallo scarico d'emergenza. I danni di questo incidente ammontano ad oltre 700 milioni di euro e il rapporto sull'incidente ha concluso un fallimento sistemico evitabile. Infatti, la struttura di questa diga mostrava segni di sgretolamento e lo scarico principale, costruito su un terreno che poteva erodersi, richiedeva dei lavori di potenziamento che non sono mai stati realizzati, nonostante molte raccomandazioni. Aggiungiamo che oltre alla diga di Oroville si trovano attualmente 15.000 dighe negli Stati Uniti, che presentano un grave rischio per la popolazione limitrofa, e tra loro più di 2.170 presentano carenze allarmanti. E la fine del video. Cosa ne pensi di tutte queste catastrofi? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!